Iniziative per invogliare i turisti a venire in vacanza a Siracusa. In questi termini si legge la missiva che il presidente di Noi Albergatori Giuseppe Rosano ha inviato agli operatori del settore. Si tratta di una sorta di augurio per una ripartenza sicura e proficua per un settore come quello alberghiero che più di tutti ha subito il contraccolpo dell'emergenza sanitaria. Da stamattina riaprono quindi le attività alberghiere, più in generale ricettive del territorio, e si ricomincia dalle macerie lasciate da questi due mesi di crisi epidemiologica che rischia di ripercuotersi anche nell'alta stagione, solitamente profizia e proficua. Quello che conta, scrive così Rosano di Noi Albergatori, è ricominciare a produrre, ad accogliere i turisti e a dare lavoro ai nostri collaboratori. È insomma giunta l'ora di rimboccarsi le maniche e di reagire al danno economico causato dal Covid-19, non tanto per generare ricchezza, ma almeno per provare a restare a galla in attesa di tempi migliori. Oggi più che mai è infatti necessario superare il senso di isolamento e di smarrimento prodotto dalla pandemia e focalizzare l'attenzione su idee e progetti da realizzare. Il presidente degli albergatori siracusani ha anche anticipato che con i componenti del comparto Siracusa Turismo sta lavorando per ripresentare sul mercato una conquista di turisti che però senza garanzie su sicurezza e tutela della salute non si possono godere una vacanza in tranquillità. L'associazione sta spingendo il presidente della regione Nello Musumeci sulle iniziative da mettere in campo per invogliare i turisti a recarsi in Sicilia, ma per adesso dovremmo fare tutto da soli. Poi un messaggio conclusivo ai titolari affinché insieme con il comparto turistico siracusano si riesce a contribuire ad accrescere il PIL e quindi l'economia siracusana.